terzo appuntamento con il Master dei Tecnici, l'equitazione dalla A alla Z. Due giorni di stage negli ampi e curati spazi della scuderia La Fortezza di Abano Terme con Gianluca Bormioli, cavaliere e istruttore punto di riferimento nel mondo equestre, che con i suoi preziosi consigli ha trasmesso la propria esperienza agli istruttori e agli allievi del settore giovanile, partendo proprio dalle basi e perfezionando ogni piccolo dettaglio. La posizione non è solamente estetica, è funzionale per lo sport, quindi la posizione già aiuta molto a sentire, perché questo è uno sport di sensazioni, cioè alla fine montare a cavallo è una questione di orecchi e di occhi, non è una questione di mani e di gambe. Le mani e le gambe sono gli strumenti per poter sentire tutto il resto, il corpo, le mani, le gambe sono gli strumenti per sentire i messaggi che il cavallo passa. Sentire è fondamentale, però si sente attraverso i vari contatti che sono le due mani, le due gambe e le due chiappe. Quelle sono quelle che ti mandano i messaggi. L'agonismo parte da qui. Ed è proprio questo l'obiettivo del progetto, fortemente voluto dal Comitato Regionale Veneto: condividere tutti i concetti fondamentali per portare avanti un percorso di crescita culturale e tecnica degli istruttori, un'opportunità per arricchire il proprio bagaglio professionale e comunicarlo poi agli allievi. I dettagli sono quelli che fanno la differenza e durante queste giornate tante cose, tanti errori ci vengono perché siamo abituati nella routine a fare determinate cose. All'avere un tecnico da terra che ti dà un aiuto, ti dà modo di migliorare il tuo errore, ti fa capire quanto importante tu, istruttore, sei a casa per il tuo allievo. E questa è una cosa fondamentale. È una grande responsabilità e anche una bellissima responsabilità e trasmettere queste cose dopo ai nostri allievi, e poi ci si mette anche in gioco le varie difficoltà, sentiamo anche le varie opinioni di vari tecnici, poi anche per lavorare a casa e vedere i miglioramenti e col tempo. Penso che tante volte ci sia un gran bisogno appunto di tornare nei dettagli, penso che in questo sport sia importante avere delle buone basi, perché se si hanno delle buone basi si può progredire facendo le cose fatte bene. E veramente devo ringraziare anche la Federazione, la FISE Veneto, perché c'è un gran bisogno secondo me di iniziative come queste, di stage per gli istruttori, per alzare il livello di istruttori nel nostro territorio. Un format, il Master dei Tecnici, molto apprezzato dagli istruttori, stimolati dalla possibilità di imparare dai più grandi di questo sport. Ultimo appuntamento del ciclo di stage sarà con il tecnico Emilio Puricelli.